dare del libero, favorevoli, astenuti nessuno, contrario nessuno. Siamo al punto numero 16 dell'ordine del giorno. Interrogazione a firma del consigliere comunale che aveva Paolo assunto il protocollo numero 10.715 del 17/7/2014 aveva l'oggetto del comune di Paolo Cerico pertenente sulla determinazione dell'indennità assicurativa. E anticipo una cosa, se me lo consentite. Coloro che hanno presentato le due interrogazioni, la 16, il punto numero 16 dell'ordine del giorno, io proporrei che entrambi leggano la propria interrogazione, poi io ho una risposta, diciamo che è complessiva di tutto quanto, per cui la ritengo sufficiente per esaurire le vostre richieste. Quindi consigliere Gallerano, la parola. Nessuna difficoltà ovviamente, perché il tema è particolarmente complesso e è meglio trattarlo in modo unitario. Previsto che il riferimento alle partenze sulla determinazione dell'indennità espropriativa del fitto di Corso Martino Sorrigo sono state emesse dalla Corte d'Appello la sentenza numero 2189 dell'11/6/2013 e 489 del 21/11/2013, nelle quali si ordina al Comune di Paolo Sorrigo il deposito presso la competente cassa deposito e prestiti delle somme indicate oltre interessi di valore alcune spese, mentre risulta ancora pendente la causa civile RG 1781-99 presso la medesima corte, la cui sentenza è presa a breve, si chiede di conoscere mediante risposta orale nel prossimo Consiglio Comunale 1. Le tempistiche dell'esecuzione e la quantificazione delle somme da depositare di cui alle citate sentenze. 2. Distintamente per ciascuno dei due PIP. A. L'ammontare delle somme già depositate presso la Cassa Deposito e Prestiti a favore dei ricorrenti. B. La rendicontazione con ricostruzione dettagliata delle entrate e delle uscite economiche a partire dalla loro origine, in metà degli anni 90, alla data del 31/12/2013. La rendicontazione delle entrate e delle spese ed eventuali impegni di spesa a partire dall'1/1/2014. C. La disponibilità economica residua dei comuni imputati del PIP. 3. L'esito dell'istanza ex 373 CPC, richiesta di sospensiva della sentenza 2189/13 e, in caso di rigetto, le conseguenze. 4. Quali iniziative l'amministrazione abbia intrapreso e quali intende intraprendere in virtù delle sentenze di quella premessa. 5. Quali le ricadute o conseguenze sul bilancio comunale, sulle ditte o aventi causa, assegnatarie dei lotti di BIT e sulla cittadinanza tutta. 6. L'interlocutore di riferimento della Giunta e dell'assetto organizzativo dell'ente per le tematiche di cui è l'oggetto di natura prettamente giuridico legale. Dei punti 1, 2 e 6 ho anche fatto richiesta di risposta scritta. Aggiungo solo una cosa, Sindaco. Io mi sono occupato da assessore fino a giugno del discorso della questione PIT, anzi fino a qualche mese prima, ultimamente non avevo dedicato molta attenzione alla questione PIT, visto il periodo delicato di campagna elettorale. Alcune delle richieste sono richieste puntuali e precise perché personalmente con lei abbiamo preso degli impegni nei confronti delle ditte di rendicontare sulle cifre. La motivazione per cui io chiedo questa rendicontazione in particolare e anche ovviamente le altre informazioni è perché la materia è sicuramente
il più grande problema che investe il comune di Padozzolino e l'intera cittadinanza. Io non posso ovviamente della nuova figura che assumo occuparmi e quindi non posso in nessun modo onorare quella promessa, quell'impegno che avevamo fatto insieme circa 6 mesi fa. Quindi chiedo a lei e alla sua giunta di portare avanti questo lavoro e chiedo che non tengo io come consiglio, soprattutto in virtù del fatto che è un nuovo consiglio e che la tematica è spinosa e importante, che ci venga relazionato. Io non amo leggere le notizie dai giornali, preferisco, siccome ne sono uscite alcune in questo periodo, soprattutto in conseguenza dell'esito dell'esame, almeno leggo i giornali, che è già un esito, però vorrei avere certezze e rassicurazioni da lei in modo puntuale. Quindi la motivazione di questa interrogazione è proprio per questi motivi. Io non mi posso più occupare, mi occuperà qualcun altro, però gli impegni che ci avevamo presi visto che venivano comunque mantenuti e portati avanti. Quindi spero non mi risponda che mi sono occupato fino a 2 giorni, fino a 2 mesi fa e come dica che non è il caso di presentare un giorno come consigliere, sono tenuto a farlo e devo rispondere a tutte le domande in quale informazione sia importante. Grazie. Consigliere Tabocchi, punto numero 17, interrogazione firma dei consiglieri comunali della Provincia di Scarmanaura, assunta al protocollo numero 10.071 del 21/7/2014, avete oggetto interrogazione sugli ultimi sviluppi di volante del sentenze più. A lei la parola. La leggo integralmente. Premesso che gli esponenti della lista Parla Bene Comune hanno sempre manifestato la loro perplessità e contrarietà agli insediamenti industriali in quei luoghi e in quelle dimensioni realizzati dall'amministrazione Armando negli anni 90, considerato che l'amministrazione deve affrontare la situazione venutasi a creare con un contenzioso instauratosi con gli ex proprietari, ed esperiti tutti i ricorsi previsti dalla legge, dovrà adempiere alle sentenze definitive. Ritenuto che se si dovranno compensare gli ex proprietari ricorrenti in modo eccedente alle risorse accantonate, ci si dovrà rivolgere per quanto possibile ed equo ai responsabili di questa situazione e poi agli assegnatari, come previsto dai contratti. Chiediamo che nel prossimo Consiglio Comunale, anche con risposta scritta, il Sindaco relazioni sulla questione in oggetto, alla luce degli ultimi sviluppi, ed illustri le modalità con le quali intende procedere nei prossimi mesi, fermo restando l'annuncio del blocco del bilancio per garantire le spese essenziali. Chiediamo che l'amministrazione informi dettagliatamente e costantemente la popolazione nei luoghi e con gli organi preposti, come ad esempio i suoi stessi rappresentanti in Consiglio nelle conferenze di capigruppo. Chiediamo che questa amministrazione dichiari se è sua volontà chiudere la vertenza in considerazione che nel tempo esiti definitivamente sfavorevoli portano a lievitare le cifre da risarcire. Chiediamo in che modo l'amministrazione intende eventualmente onorare il debito, se a seguito delle sentenze ha incontrato gli espropriati e o se intende farlo, con quali azioni si è posta e intende porsi nei confronti degli assegnatari e di chi nei fatti e nelle azioni è responsabile di questa situazione, nella consapevolezza che l'impegno deve essere rivolto anche alla tutela dei posti di lavoro, specialmente nei nostri cittadini, e diamo infine che l'amministrazione si promuovi per ricercare nel confronto con le controparti soluzioni rapide e certe per evitare l'aumento della pressione fiscale e tariffaria sui cittadini. Con la presente si intende fornire risposta a interrogazioni presentate dai consiglieri di minoranza Paolo Casagrande in relazione al protocollo numero 10.515 del 17/7/2014 da un lato
e Francesca Zabotti da Laura Romano in relazione al protocollo numero 5071 del 21/7/2014 della Torre. Queste interrogazioni hanno sostanzialmente l'oggetto della medesima matematica relativa alle note della scienza, residenti come noto a più di un decennio fa, pendente tra i comuni, il faro di Solivo e i comuni privati, vertenze riguardanti le opposizioni e la stima delle indennità di esproprio determinate alla fine degli anni 90 dalla Commissione Provinciale, organo all'epoca competente a quantificare le somme spettanti ai soggetti espropriati, a seguito degli atti adattivi giustamente. Come accertato in definitiva in sede giudiziale, posto in essere del Comune di Faro di Solivo con la realizzazione di piani per gli insediamenti produttivi, di seguito per priorità anche di Solivo per Corso Martino. Conseguentemente, attesa la sostanziale identità degli argomenti, nonché i requisiti che vengono sollevati nelle predette interrogazioni, si è potuto dare la stessa una risposta congiunta. Preliminarmente si è consentito rilevare in maniera particolare soprattutto il fatto che le questioni in oggetto vengono sollevate proprio da chi governa il comune, da chi governava il comune di Faro di Solivo, con referato a un settore che viene direttamente e specificamente coinvolto da queste problematiche, quando sono state emesse le sentenze citate nella sua stessa interrogazione, e quindi già il comune dovrebbe sapere dare risposta a molti quesiti dello stesso sottoposti nell'interrogazione. Ciò premesso, si evidenzia che la situazione relativa allo stato di quest'ultimo oggetto, in particolare alla vincolatività per il Comune di dare superata la sentenza di condanna già emesse, è rimasta sostanzialmente invariata rispetto a quanto la precedente amministrazione ha terminato il mandato. Come correttamente riportato dal consigliere Casagrande, i giudizi attualmente pendenti relativamente all'esatta quantificazione delle indennità di esproprio ripetuti sono tre. Giudizio numero 1781/1999, tra il comune di Faro di Solivo da un lato, Stella Germania più altri dall'altro lato, governanti tutti Solivo, non ancora deciso la Corte d'Appello. B. Giudizio numero 1873/2010, giudizio di rinvio a seguito della sentenza della Cassazione Civile numero 10217/2010, tra il comune di Faro di Solivo da un lato, e Chiton Livia e altri dall'altro lato riguardanti tutti Solivo, definito dalla Corte d'Appello con sentenza numero 498/2014 del 21/11/2013, con la quale è stata determinata l'indennità di esproprio relativamente una paga 62.163 euro su 128.862,57, oltre interessi legali del 25 giugno 1999. Indennità di esproprio relativamente in pari 188.857.235,66 con interessi legali del 25 giugno 1999. Indennità di disoccupazione per il mappare 34, occupazione per il mappare 34 nella misura di interessi legali del 2 marzo 1998 al 25 luglio 1999 su euro 426.403,70 oltre interessi legali fino al deposito. Spese di consulenze tecniche come già liquidate a carico dell'amministrazione comunale. Condanna il comune appellato alla rifusione delle stesse diritti che liquida per ciascuno dei legali di appello in euro 12.000 oltre accessori fiscali e quando giudizio in Cassazione in euro 10.000 oltre accessori fiscali. Punto C. Giudizio numero 2450/1999 tra il comune di Faro di Solivo da un lato, Palestro Pietro e altri dall'altro lato, riguardante il pubblico San Martino, definito dalla Corte d'Appello con sentenza numero 2189/2013 dell'11/6/2013, con la quale è stata determinata l'indennità definitiva di esportazione nella misura di euro di 2.570.663. liquidando altresì l'indennità ex articolo 37,9 di PR 37/2001 nella somma di euro 150.763 oltre all'interesse e all'erogazione monetaria, con condanna dell'amministrazione opponente al pagamento delle spese legali pari ad euro 6.163,32. Relativamente al giudizio su Subban, siamo quindi in attesa che venga emessa la sentenza, e qualora la stessa dovesse essere sfavorevole per il comune, si provvederà a valutare con l'ausilio dei nostri legali di fiducia se sussistono o meno gli esperti per un'eventuale impugnazione. Quanto al giudizio sul BIR, è stato fissato per lunedì prossimo 21 un incontro con le ditte segnatarie al fine di concordare l'affidamento di uno studio legale per promuovere il ricorso innanzi alla Corte di Cassazione, tale da impedire il passaggio giudicato della decisione, a seguito del quale verrà così presentata la Corte d'Appello in stanza di sospensione
dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. Quando infine a terzo giudizio la sentenza emessa in primo grado è stata impugnata dal Comune di Padre Soligo e anche la Corte di Cassazione e allo Stato siamo in attesa che venga fissata l'udienza. Sempre relativamente dal giudizio, dopo la proposizione del ricorso in Cassazione, è stata presentata in Santa la Corte d'Appello affinché sospendesse, nelle more della definizione della causa innanzi al giudice dell'impugnazione, gli effetti della sentenza, ecclesia direttamente esecutiva. Nonostante il Comune di Padre Soligo venga avesse evidenziato il grave e irreparabile danno che avrebbe subito a seguito dell'esecuzione della sentenza, con particolare riguardo alle ripercussioni sulle imprese segnatarie dei lotti interessati di Corsa Martino e più in generale sull'intera cittadinanza, la Corte d'Appello, a nostro malgrado, ha respinto l'istanza. In buona sostanza, il rigetto dell'istanza ha mantenuto inalterata l'efficacia esecutiva della sentenza, per cui la stessa era già dotata nel momento in cui, 11/6/2013, è stata emessa. La presente discussione in ordine allo stato di giudizio in corso si è resa necessaria non solo per risumere i risvolti processuali della vicenda e dar conto anche alle minoranze delle iniziative recentemente intraprese dell'amministratore per la tutela del pubblico interesse, ma anche per chiarire che molte delle questioni che sono state sollevate nelle interrogazioni in oggetto non sono sorte a seguito del rigetto dell'istanza di sospensione della sentenza, ma pensi sarebbero potute porre, quantomeno, nel momento in cui le note sentenze sono state emesse. I veri problemi di cui si discute riguardano situazioni che si sono venute a creare ben prima che si insediasse l'attuale amministrazione comunale, la quale si è trovata a dover fronteggiare una situazione quanto delicata. Anche grazie alle azioni dei professionisti competenti in materia riguardo interpellati, si è quindi preso atto del fatto che le sentenze in questione, in quanto esecutive, obbligano l'amministratore comunale a versare presso la Cassa di Depositi e Prestiti, non già quindi direttamente i soggetti espropriati, le maggiori somme risultanti dalla determinazione giudiziaria dell'indennità, fermo restando che le stesse, pur essendo esecutive, non sono definitive. Ciò implica che i privati scoppiati al momento non dispongono di alcun strumento giuridico per introitare le somme determinate dalla Corte d'Appello. In particolare, l'unico strumento che potrebbero revocare per fine il giudizio amministrativo di 840 è il giudicato civile. Giudizio che lo Stato non può essere promosso in quanto presuppone la definitività della pronuncia giudiziale di condanna dell'amministrazione, vale a dire il suo passaggio in giudicato, a seguito della pronuncia da parte del giudice di ultima istanza della sua mancata impugnazione in termini. Le somme che il Comune dovesse depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti in esecuzione delle sentenze di condanna, esecutive ma non definitive, non potrebbero essere svincolate, in quanto somme ancora oggetto di contestazione. In altri termini, la Cassa Depositi e Prestiti, per poter liquidare le somme depositate in favore di soggetti espropriati, deve essere a ciò autorizzata sulla base di un provvedimento di svincolo che l'autorità espropriante non può legittimamente adottare o che la determinazione giudiziale dell'indagato esproprio non sia fondata su una sentenza definitiva. Pertanto, al momento, i privati espropriati potranno ottenere lo svincolo delle sole somme non contestate e non più oggetto di contestazione, vale a dire le somme che a suo tempo il Comune ha depositato presso la Cassa Depositi e Prestiti. L'attuale amministrazione si è quindi confrontata con i propri legali per individuare le iniziative più opportune da intraprendere al fine di meglio contemperare tutti gli interessi coinvolti. In particolare, fermo il congelamento di alcune voci del bilancio comunale, che verrà semestralmente disposto per impedire l'aggressione portata a somme destinate al pagamento di stipendi e servizi indispensabili, non è possibile escludere l'escussione delle polizze fiduciarie stipulate dalle imprese assegnatari di lotti espropriati e garanzia degli impegni gli stessi convenzionalmente assunto di farsi carico di solidare la quota dei nomi inerenti della fase di istruzione del PIB. Verrà altresì intrapresa un'altra iniziativa consentita dalla legge e dagli accordi convenzionalmente assunti con i vari soggetti coinvolti per recuperare, nei limiti del rispetto del patto di stabilità interno, le somme da depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti, fermo restando, come detto, che allo Stato nessuno potrà obbligare appositamente il Comune a provvedere al deposito delle maggiori somme a titolo di indennità specialmente determinate, ma sussiste alcun termine in cui l'amministrazione si è finita a provvedere in quel senso. In questa fase in cui l'amministrazione viene insediata sta ancora cercando di mettere a fuoco questa complessa e dannosa problematica e di individuare tra le strade proponibili quelle che consentono di più efficacemente contemperare
coinvolti, è materialmente impossibile fare delle previsioni sulle possibili ricadute e conseguenze che l'operato dell'amministrazione dovrà porre in essere per fronteggiare le problematiche in questione potrà avere, anche ove si consideri che tale operato è strettamente vincolato dai limiti rigorosi imposti dal patto di stabilità interna. Ed è anche in considerazione di tale ultimo aspetto che l'amministrazione si sta muovendo anche sul fronte politico, con leggi trasmesse al Premier, colloqui con altri organi politici e organi di amministrazione sottoordinate, interrogazioni parlamentari, allo scopo di sensibilizzare i vertici dell'amministrazione statale sui problemi che il comune di Padova ha subito sta affrontando. In particolare, anche attraverso il contatto con il presidente dell'ANCI, si intende portare l'attenzione delle amministrazioni sottoordinate in una situazione drammatica che stanno subendo, a causa della retroattività di una disposizione di legge di medio tempo introdotta, non già in un solo comune di Padova Seligo, ma in molti altri enti comunali, e ciò allo scopo di sollecitare un intervento legislativo che possa almeno in parte ridurre il danno che le amministrazioni comunali più volte sono costrette a patire. Anche a prescindere dalle varie iniziative che sono state attuate sia sul piano giuridico che su quello politico, è intenzione dell'amministrazione verificare la disponibilità dei privati soggetti di raggiungere un accordo, fermo restando che prima di assumere ogni iniziativa in tal senso sarà necessario avere un quadro completo delle somme concretamente a disposizione delle amministrazioni. A riguardo, l'amministrazione da poco sediata ha dovuto incaricare gli uffici competenti di fornire un conto più possibile puntuale di tutte le entrate e uscite di bilancio, e gli impegni stessi riferiti alla questione uffici. Si potrà ben comprendere come si tratta di una ricostruzione non certo facile del tempo trascorso. L'esame di questa e di altre documentazioni riferite a questa nuova vicenda potrà, se del caso, portare l'individuale eventuale responsabilità amministrativa o erariale in capo soggetti e vari titoli coinvolti, permorsando che la priorità di questa amministrazione al momento altra e diversa, fare quanto possibile per cercare di affrontare nel modo più opportuno la situazione, evitando di gravare sui cittadini e cercando di contemporare efficacemente sia l'interesse pubblico che quello di privato interessato. Data peraltro la particolare complessità e delicatezza delle questioni, tale quindi da superare qualsivoglia contrasto di natura politica, si invitano quindi anche le minoranze a collaborare attivamente in tal senso, specie quelle che in campagna avranno espressamente dichiarato di avere una soluzione al problema in questione e che quindi potrebbero dare un contributo prezioso non solo a questa amministrazione ma all'intera comunità. Il sindaco, unitamente ai componenti dell'attuale maggioranza che svolgono la professione legale, saranno sempre a disposizione per un chiarimento se rendesse necessario. Sindaco, io prendo atto che ho formulato delle richieste precise, ma non ho avuto nessuna risposta precisa dalle richieste. Io gli chiedevo, per esempio, la quantificazione delle somme di cui rifiutate sentenze. Lei mi ha letto la sentenza, ma non le ha quantificate, perché lì si deve assistire chiaramente che devono essere conteggiati interessi, rivalutazioni e quant'altro. Per quel che riguarda un rendiconto dettagliato, lei sa benissimo che sono parecchi mesi che è in corso, da quanto non sapevo io che il tempo era pressoché concluso, e quindi io chiedevo di dare un'idea di questo rendiconto. Sull'esito della richiesta di sospensione di altre vendetta, credo che sia stata rigettata la prima, non so, la seconda sarà rigettata l'Italia, allora che senso ha presentarla se poi viene tenuto ugualmente in attesa sull'iniziativa? Mi fa piacere che l'amministrazione si stia muovendo, che si stia adoperando su qualcuno di loro, che si stia facendo qualcosa. Non credo che nessuno di noi sia in grado di trovare soluzioni a un problema di questo tipo, sinceramente non so da dove ha questi punti. Non so ancora chi è il riferimento all'unità e il riferimento all'interno dell'ente, se abbiamo più tempo per darmi delle risposte possibili, spero lo posso fare in seguito. Ma tutto sommato in un modo che si possa delle domande, mi pare evidente. Può
prendo atto della sua dichiarazione e rimango esterrefatto da quanto mi dice, perché le ricordo che fino a 2 mesi fa lei era assessore dei lavori pubblici del Comune di Parla di Solino e aveva libero accesso a tutti gli atti dell'equipe di Solino. Non voglio far polemica oltre, stiamo lavorando per senso e devo riconoscere meglio di me qual è la problematica del PIC e quali sono state le difficoltà che abbiamo incontrato e stiamo incontrando per arrivare al rendiconto dei numeri e quindi agli esatti importi. Non ho ritenuto opportuno portare qui questa sera degli importi consumativi che sono ancora motivo di ulteriori verifiche. Per cui, se siamo un po' indietro su questi punti, forse la colpa non è tutta del sindaco 2009-2014, però forse la colpa è in parte anche mia, ma anche qualcun altro, possono essere le sue responsabilità di fronte a che io giustifico comunque, perché avendo vissuto in prima persona le problematiche del PIC, non sono riusciti in tanti anni a portare a casa i risultati. Noi ci stiamo lavorando, stavamo lavorando insieme con lei con la passata amministrazione e ribadisco ancora che non capisco le sue affermazioni conoscendo Romano, anche ho ritenuto la sua interrogazione solo una provocazione politica e non un'altra, perché è a conoscenza benissimo di tutto quanto è successo fino al 24 di maggio e ero in campagna elettorale anch'io come lei un mese o due prima, forse io forse anche qualcosa meno, questi risultati. E quindi mi sorprende un po' queste sconfumazioni. Comunque siamo qui, noi diamo la massima disponibilità per collaborare sicuramente tutto per tutto. E mi sembra di aver detto al fine dell'intervento che il riferimento per il PIC è il sindaco, appoggiato dai suoi consiglieri, quelli che seguono più specificamente questa materia. Per cui mi sembra che anche questo si possa ritenere come un riferimento valido. Poi posso capire che il sindaco per qualcuno conti poco, però la soddisfazione che il 56% della popolazione mi abbia dato ragione, questo me lo porto a casa e lo tengo ben stretto. E spero di soddisfare tutta la popolazione lo stesso. Ecco, quindi questo vuol dire, ribadisco comunque la nostra massima disponibilità di collaborare con tutti per risolvere o almeno per tentare di risolvere la questione qui. Ecco. Se ci sono altri interventi, a voi la parola. Dalla sua risposta, almeno non ho colto se c'è un impegno nel senso in cui le chiedevamo, signor sindaco, cioè che ci sia un'informazione dettagliata costante della popolazione nei luoghi e con gli organi preposti. Perché è vero che la materia è complessa, le vicende hanno anche uno svolgimento a volte dilazionato, a volte molto repentino, però pensiamo che sia doveroso che la popolazione sia informata anche attraverso i suoi rappresentanti. E questo non l'ho colto come un impegno specifico. E poi non ho colto la questione della se c'è la volontà di chiudere la vertenza, perché mi pare che io non ho chiesto come consigliere Casagrande puntualmente delle somme, però penso che anche una continua vertenza porti ad un aumento vertiginoso delle spese legali del nostro comune e quindi credo che su questo posso darmi delle cifre in aula adesso, ma sicuramente l'ammontare delle spese legali di tutto il comune anche in merito a questo tipo di problema è stato propositato e quindi volevo capire se c'è questo tipo di volontà. Dunque, penso che sia fuori dubbio la volontà dell'amministrazione di chiudere questa vertenza. Quando sono arrivato nel lontano 2009,
aspettare le sentenze, come abbiamo fatto, perché da una parte c'erano gli scoppiati e dall'altra c'era il comune, perché per la spesa riguarda gli scoppiati del comune. In secondo piano mettiamoci anche le industrie. Ecco, quindi io ho aspettato le sentenze perché non era possibile in quegli anni trattare con gli scoppiati, nel senso che convinti di quanto riuscivano a portare a casa, è capibile la cosa, andavano avanti per la loro strada. E le cose penso che siano leggermente cambiate, perché il fatto di aver scelto, e questo non intendo dire per le capacità dello studio legale che avevamo prima, ma forse era, sì, era il caso di rinfrescare un po' l'ambiente. Non c'è uno studio a livello nazionale e internazionale per portare avanti questo caso. Probabilmente questo farà modo che ci sia più prossimamente un coinvolgimento tra le due parti per cercare di chiudere la vertenza, perché qualcuno forse ha capito che non ci sta guadagnando nessuno in questa storia, non ci guadagnano, al di là delle scelte più o meno opportune fatte sul tempo, ognuno è libero di dare il suo giudizio al riguardo, però fatto sta che 2014 la situazione è più diversa, che ci sono, l'anno ci sta niente e la vertenza è aperta. Io ho la speranza che si riesca ad incontrare le parti, si riesca a raggiungere un accordo e questa sarebbe la soluzione ideale. Lavoreremo sicuramente anche in tal senso, ecco, quindi non è, è una delle possibilità che c'è, anche quella di cercare di raggiungere un accordo tra le parti. Poi, per quanto riguarda il fatto di portare in consiglio, penso non ci sia niente di nascosto, penso che voi consiglieri avete avuto accesso a tutti gli atti di cui avete fatto richiesta, che siano stati consegnati. Se poi ci sono gli atti di cui noi non siamo in possesso, possiamo consegnare. Quindi penso che sia stata la massima trasparenza su questa partenza. Quindi non ho assolutamente niente da dire. Il fatto di fare di incontri solo con la popolazione, ritengo che vada fatto da un qualcuno. Se noi andiamo oggi a fare un incontro con la popolazione, ci chiedono quanti soldi dobbiamo dare, non sappiamo ancora quanti sono, perché non sono ancora quantificati, perché non sono stati chiusi tutte le partenze. C'è un ricorso in Cassazione che ha detto che i nostri legali dovrebbe avere esito positivo, però ha detto dei legali, quindi non hanno tutti i legali di la stessa cosa, non so se questo sia vero, che per cui andare a fare degli incontri pubblici dove si dicono delle cifre che poi non corrispondono alla verità, dove non sappiamo ancora se il comune deve metterci i soldi in tasca propria, non sappiamo quanti sono, quindi non sappiamo che è ricaduto proprio sul sociale, non ritengo opportuno, diciamo, andare ad armare la popolazione per una cosa che non è ancora definitiva. Io non vedo sinceramente tutti questi allarmisti, certamente non sono intranquilli, ma questo è un po' un altro discorso, però insomma consiglio di un esito positivo della vicenda. Abbiamo fatto tutti i passi possibili per garantire i servizi, per garantire logicamente gli utenti e i dipendenti e quant'altro, quindi continueremo a muoverci in questa direzione. Non è sicuramente mia intenzione, né intenzione dell'amministrazione, tenere di nascosto i passi che andiamo a fare. Tanto è vero che non parlati di due giorni fa, come vi ho detto, è stato concordato per i prossimi giorni un incontro con gli interessati parlo con gli abitanti di Solivo, e già questa sera abbiamo la comunicazione, sono in consiglio, quindi non è che se abbiamo deciso martedì di fare l'incontro, non cassa fare il mondo, ci aspettiamo due giorni, non abbiamo nulla da tenere nascosto sicuramente, quindi ve l'ho detto prima che sicuramente c'è un modo appunto per condividere insieme un percorso da fare, visto che sono
sono loro la parte economica, e quindi dobbiamo condividere insieme un percorso per quanto riguarda la prima sentenza di sollievo. Poi sapete che per settembre, ottobre circa, dovrebbe arrivare la terza e l'ultima sentenza, secondo il sollievo e terza in totale, che dovrebbe essere la più gravosa per tutti, di tutte e tre le cause. Si sa benissimo che a grandi linee, quindi non ancora con numeri, ma ve lo dico in consiglio, il primo stamattina sono 4.200.000 circa rivalutati, quindi sul libro mi sembra siamo su 1.200.000, la prima causa, la seconda è più grossa di quella del stamattina, per cui finirò la sentenza, comunque non andiamo ad intervenire. Va bene, io vi ringrazio per la piacevole serata, mi auguro a tutti un buon proseguimento e al prossimo consiglio. Ma volevo solo dire al consigliere Barcelloni che mi dispiace per le emozioni e le informazioni presentate, comunque non vanno perse, lei sa che in parte condivido questo che l'ho letto e quanto riportato, e questo io penso che nelle commissioni troveranno spazio anche le interrogazioni, le porteremo nel primo consiglio utile, perché ci sono delle regole da rispettare, perché non voglio tutti rispettarli. E come detto, volevo proprio avvisare il consiglio comunale che ci sono state le due mozioni di interrogazione, se non sbaglio, su degli argomenti che sono sicuramente interessanti per tutti quanti, e collaborando insieme cercheremo appunto di risolvere quello che siamo in grado di risolvere tutti i problemi. Quindi sicuramente la ringrazio anche per questo. Grazie a tutti e buona serata.